Il ricordo di Andrea Camilleri, per quanto mi riguarda, è tutto dentro il suo ruolo di intellettuale, che è qualcosa di differente dal narratore, romanziere, sceneggiatore, anche grandissimo affabulatore. L'Italia inizia a conoscerlo al Costanzo Show o in questi video magnifici con questa voce che è già trama. Ma l'Andrea Camilleri, intellettuale, è un Andrea Camilleri che prende parte sempre, che non è equidistante, neutrale, cosa che poteva benissimo essere, poteva conservarsi come spessissimo fanno gli artisti. No, ma io parlo con i miei libri, poteva dire, no, parlo con le mie canzoni, non, ma sono nei miei versi c'è cioè come la penso, che è un modo molto paraculesco di evitare di perdere copie, avere una vita dove devi spiegare il perché di quella posizione. E invece Camilleri questo non l'ha mai fatto. E oggi il peso, nonostante appunto si debba celebrare una vita piena, pienissima, realizzata, quindi bisogna celebrare la vita di quest'uomo, oggi manca terribilmente a me la certezza di avere un intellettuale, uno scrittore, un uomo, un amico in grado di prendere sempre posizione.